Lorenzo Spolverato e Shai La Gatta si annusano dal primo giorno del Grande Fratello, ma quando lei ha dimostrato di avere un interesse per Javier Martinet, lui si è buttato fra le braccia di Elena Prestes e durante un gioco di recitazione l'ha baciata. Il quadrilatero amoroso si è poi frantumato quando l'ex velina si è accorta che per Javier provava solo una forte attrazione fisica e Spolverato, non si sa bene per quale motivo, ha iniziato a litigare con la brasiliana prendendo le distanze. Rimasti così di nuovo tutti e quattro single, Lorenzo e Shaila sono tornati a parlare. Lorenzo scappa da me non so perché mi eviti, ma forse lo fa perché ha paura, ha detto lei in confessionale. Ci sono momenti in cui non ci comprendiamo, ci sono dei limiti fra noi. Lorenzo fisicamente mi attira perché è un bel ragazzo e ha quel caratterino un po' simpatico, divertente, profondo. Spero che abbia capito che qui c'è una porta aperta che gli tende una mano per conoscerlo meglio. A lui gli hai poi detto: mi ricordi i miei ex perché anche loro scappavano, non accorgendosi delle centinaia di red flags all'orizzonte. Lui, invece, l'ha buttata sul vittimismo. Tu pensi cose brutte di me, ovvero ciò che non sono, per questo sto male. Lorenzo Spolverato. Shaila vuole amarmi, in confessionale, invece, Lorenzo Spolverato si è un po' più sbilanciato. Questo concetto dello scappare ce l'ha nella sua mente dal momento in cui nei primi giorni che ci siamo conosciuti io sono scappato dall'affrontare una conoscenza e un dialogo con lei. Lei vuole amarmi, ma ha talmente dentro un fastidio e una sorta di rivincita che ora, facendo uscire la corazza, non vuole perdonarla. Sono diventato il capro espiatorio. Uno dei pochi due di picche della mia vita l'ho preso da Shaila.